Durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il luglio del 1941 e l'autunno del 1942, furono inviati circa 230.000 soldati italiani. Costituivano l'OXIR, il corpo di spedizione italiano in Russia, successivamente denominato ARMIR, Armata Italiana in Russia. La spedizione ebbe invece un esito finale disastroso per le potenze dell'asse, costituito da Italia, Germania, Finlandia, Romania, Ungheria, una divisione di volontari spagnoli e piccole unità slovacche e croate, e si concluse con la perdita di un numero enorme di soldati. Da qualche giorno non faccio che ripensare al lago. Sì, a quella specie di vacanza nel mese di giugno, prima di partire per la Russia. Lei sorrideva allegra. Diceva che il mio entusiasmo le ispirava tenerezza. Gli occhi, ruotando verso il cielo livido, non incontrarono l'immagine funeraria di mia madre, né il volto apprensivo e severo di mio padre, ma sbiadirono nella luce calda dello sguardo innamorato di Alina. Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera. Quanti occhi senza niente accanto a me. Chissà se mai la finirà, chissà se tu mi rivedrai. Sono sulla strada, la strada dove vai. Mamma dice che i russi sono buoni, che li sono contadini come noi italiani. Ma vede grandi carri armati e non sembra mai finire. Chissà, mamma, se partì 4 mesi fa, le andai in Russia, che penso continuamente, le un pensiero che non mi fa lavorare, non che riesco, non ho la testa giusta. Mi e me Giovanni se siamo sposati un po' depressia, prima che lui partisse. Lui che tenia a sposarmi perché dice che in guerra non si sa mai. Anche se il marito che sta a guerra non doveria essere una roba complicata, il comandante dice che se vinse di sicuro. Però mi penso che qualcuno che rimette la pelle il che sempre. E mi ho paura, tanta. Mi e me Giovanni se siamo conosciuti che eravamo butei. Che avevamo la stessa età, 22 anni. Ora so però che quell'uomo, che non mi aveva mai fatto trapelare nulla di quel suo dolore, aveva sofferto silenziosamente per tutto il resto della sua vita. E proprio in quel silenzio non rassegnato, in quella capacità di non far pesare a nessuno il suo dolore, è posto il suo formidabile insegnamento. E poi farlo da solo, e guardo il cielo chiaro, che non tramonta mai, non tramonta mai. Non è colpa mia, non è colpa mia, non è
non è colpa mia. Suo commilitone. Mi ha fatto pena. Avanzava a fatica con le stampelle. Gli avevano amputato un piede che si era congelato ed era andato in cancrena. Si sono chiusi in camera e hanno parlato tutto il pomeriggio. Quella sera a tavola, Lindo ci disse quasi con rabbia: avete visto? Eh? Avete visto? Chi glielo ridà a quel ragazzo il suo piede? Io ho detto: dai, Lindo, non gridare! Non ne abbiamo colpa noi, è la guerra. Allora il Lindo ha cambiato espressione e ha detto: e invece ne abbiamo colpa tutti. Tutti noi che abbiamo cantato alla partenza di questa pazzia. Tutti quelli che ci hanno detto che sarebbe stata una passeggiata. Tutti quelli che applaudivano in piazza il crapone e i suoi gerarchi. Dio mio, Lindo, taci! Vuoi metterti nei guai? Cosa comanda? E adesso sono arrivato ed io comando che il mio corpo in cinque pezzi si apre. Ed io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia. La mia patria, secondo pezzo al battaglione, il terzo pezzo. L'ultimo pezzo alle